Si può viaggiare nel tempo? La domanda da porsi dovrebbe essere piuttosto: si può non viaggiare nel tempo? Di fatto, noi tutti abbiamo la sensazione netta di viaggiare nel tempo. È come se scorressimo insieme al tempo. Ogni giorno che passa abbiamo fatto un viaggio di un giorno. Ma è chiaro che chi ha aperto un video intitolato "Si può viaggiare nel tempo?" sta pensando a qualcosa d'altro. A tanti film che abbiamo visto dove si ipotizza si possa viaggiare nel futuro o nel passato. La nostra serie sul tempo è formata da 4 episodi. Questo e i prossimi che arriveranno provano a dare delle risposte ad alcune domande abbastanza ricorrenti sul tema tempo. Ma andiamo sul pezzo dritti dritti. Si può andare nel futuro? Si può ritornare nel passato? In realtà ogni viaggio nel tempo, per essere raccontato, prevede di viaggiare in entrambe le direzioni. Perché se vado nel passato, da lì poi devo trasportarmi nel futuro per raccontarlo. Così come se viaggio nel futuro, poi devo tornare indietro per dire cosa ho visto. Quindi ogni viaggio nel passato prevede un viaggio nel futuro e viceversa. Ma semplifichiamo, supponiamo non ci interessi poi tornare a raccontare la nostra esperienza, ma solo sapere se possiamo viaggiare nel tempo, indietro in un'epoca passata o avanti in un'epoca futura. Viaggiare nel futuro e viaggiare nel passato sono però due cose molto diverse. Cerchiamo di applicare un po' di concetti a cui abbiamo accennato nelle prime 4 puntate, che vi invito ovviamente ad andare a vedere. Imperdibili, imperdibili. Se a fronte di un ragionamento basato razionalmente sulle evidenze di tutti i giorni sembra totalmente impossibile viaggiare nel tempo, sembrano speculazioni un po' così, campate in aria, applicando i principi della fisica si scoprono delle cose abbastanza inattese. E parlare di viaggi nel tempo può aiutarci a sviscerare concetti piuttosto ostici in modo divertente. La prima cosa che dobbiamo fare è spiegare il significato di una parola, che viene talvolta usata a sproposito e un po' fraintesa. Dobbiamo farlo perché per noi questa parola e il concetto che si porta appresso è essenziale nel discorso. Andiamo a vedere che cos'è esattamente un paradosso. Spesso si dice che una cosa è paradossale per dire che è incredibile. Ma il paradosso, come lo intendiamo noi nel nostro discorso, non è questo. E non è una cosa che ha una definizione vaga, che si può usare un po' qui, un po' là. Il paradosso è un percorso, una storia in cui si afferma una cosa e nello stesso tempo anche il suo contrario. Ossia è un ragionamento logico che cade in una contraddizione. Molto semplicemente potremmo dire che non è in grado di rispondere a una domanda. E non perché non abbia elementi, ma perché quegli elementi rendono qualsiasi risposta contraddittoria. Vabbè, faccio prima fare un esempio. Una guardia chiede a ogni visitatore cosa è venuto a fare. Se risponde la verità, resta in vita. Altrimenti viene impiccato. Cosa succede se un visitatore alla domanda "che cosa sei venuto a fare?" risponde "sono venuto per essere impiccato"? È chiaro che se lo impiccano, allora aveva risposto correttamente, quindi non avrebbero dovuto impiccarlo. Se non lo impiccano, aveva mentito e quindi avrebbero dovuto impiccarlo. Questo paradosso è narrato nel Don Chisciotte della Mancia ed è noto anche come il paradosso di Sancho Panza. I paradossi in cui ci imbatteremo in questo video sono i cosiddetti paradossi temporali. Ma prima, per poter parlare di viaggi nel tempo in modo serio, dobbiamo introdurre il principio di causalità. Questo principio dice che un fatto che avviene è figlio di una causa che ha fatto sì che questo fatto si verificasse. Per dirla alla Kant, l'ordine del tempo fissa l'anteriorità della causa rispetto all'effetto. Pertanto l'effetto non potrà mai arrivare prima della causa. Ma non è solo questo, in realtà nelle pieghe del principio di causalità si nasconde un concetto per noi molto più importante, perché dice che una conseguenza non può avere un effetto retroattivo sulla causa. Ed è abbastanza intuibile come questa cosa metta dei paletti non proprio minuscoli rispetto alla possibilità di viaggiare nel tempo. E tra un momento ci arriviamo, per adesso stiamo apparecchiando la tavola con tutto quello che serve. Nella seconda puntata abbiamo parlato di irreversibilità del tempo. Ossia come il tempo sembra avere una direzione ben precisa legata al concetto di entropia, da cui non si scappa. Mentre nel 4° episodio abbiamo raccontato come per certi studiosi il tempo possa essere visto come una nostra percezione. In questo caso viaggiare nel tempo potrebbe essere o senza senso, dato che il tempo non esiste nella realtà, oppure essere un modo di spostarsi
all'interno di questa percezione. Bene, il viaggio comincia. C'è un problema di definizione. Cosa significa viaggiare nel tempo? Stiamo parlando di cambiare età senza cambiare epoca? Oppure rivivere dei momenti del proprio passato? O magari solo di osservarlo come un semplice osservatore, come se fossimo degli spettatori al cinema? E a questo punto ci troveremmo ad interrogarci su che cos'è il presente. L'istante presente normalmente è un istante che non avete mai vissuto prima, sempre che non esista un tempo ciclico. Ma in realtà è impossibile rivivere lo stesso istante anche nel caso di tempo ciclico, perché i casi sono due. O io rivivo il tempo sapendo che è il secondo giro, e allora non potrà essere più come la prima volta, perché adesso ho coscienza di questo. Oppure lo vivo come se fosse la prima volta. A quel punto però non lo sto rivivendo. Questo è l'ingresso che porta verso un'analisi più prettamente filosofica, che non trattiamo, ma che mi sembrava giusto accennare per lasciare questa porta aperta alle riflessioni sull'interessante rapporto tra soggetto e tempo. Noi ci occupiamo di viaggi nel tempo da un punto di vista fisico, quello che vediamo nei film, per intenderci. D'ora in poi, quando parliamo di viaggi nel tempo, intendiamo un viaggiatore che viaggia nel suo tempo proprio, quello che segna il suo orologio, per intenderci. Il mio orologio segna le 3, entro nella macchina del tempo, ci metto un minuto per essere trasferito in un'altra epoca, arrivo in un'altra epoca e il mio orologio segna le 3:01. I viaggi nel passato parrebbero impossibili per il principio di causalità, che dice semplicemente che ciò che è avvenuto nel passato non può essere modificato, perché potremmo modificare le cause di effetti già prodotti. E non basta che diciate, sì vabbè, non tocco niente, lascio tutto così com'è. È inevitabile che la vostra presenza nel passato crei una modifica nel futuro. Per il presentismo, ne abbiamo parlato nella prima puntata, il viaggio nel tempo è un progetto fallito in partenza. Le considerazioni tecniche in merito alla costruzione di una macchina del tempo sono totalmente irrilevanti. Per il presentismo il passato non c'è più e il futuro non c'è ancora. C'è però anche la visione eternalistica, ricordate prima puntata. Lì c'è quello che viene chiamato universo blocco, nel quale passato e futuro sono reali tanto quanto il presente. Esattamente come Milano esiste anche se io abito a Siofok. Siofok è un paesino dell'Ungheria sul lago Balaton. Ah, bello? Insomma, nel caso dell'eternalismo, in via teorica, è possibile dibattere sui viaggi nel tempo. E avevamo visto che per la fisica la visione eternalistica sembra essere più promettente. Iniziamo allora ad andare nel futuro, che è qui. Avevo detto che era da questa parte. Anche se noi tutti abbiamo la sensazione di vivere nello stesso tempo, sappiamo che così non è. Nella terza puntata dedicata alla relatività del tempo abbiamo visto che se io mi muovo, il mio tempo rallenta. Ma anche a seconda se sto in montagna o al mare, il mio tempo accelera o rallenta. Non ce ne accorgiamo perché le differenze di tempo sono infinitesime per noi, che non riusciamo proprio a percepirle. Per riuscire a percepire uno scostamento sull'orologio dovrei viaggiare a decine e decine di migliaia di chilometri al secondo. A quel punto avverrebbe un fenomeno conosciuto come il paradosso dei gemelli. Ma hai già fatto un video per ogni cosa? Sono previdente. Comunque di fatto questo è un viaggio nel futuro. Se poi mi sposto molto veloce o sto nelle vicinanze di una grande massa come abbiamo visto qui, il tempo rallenta. Ma anche in questo caso, per notarlo, dovrei stare nelle vicinanze di masse enormi, tipo in orbita attorno a un buco nero, per dire. Che è una cosa oggi un po' complicata da fare e comunque anche questo, più che un viaggio nel futuro, è un po' un approfittare del rallentamento del mio tempo. E comunque anche per spostarmi solo di qualche anno dovrei fare cose impensabili e con l'odierna tecnologia totalmente impossibili. Prendiamo la stazione spaziale orbitante, gira intorno alla Terra a una velocità di 7,66 km al secondo. E quindi, grazie a questa velocità, in un certo senso, gli abitanti della stazione spaziale orbitante viaggiano nel futuro. Ma se dopo mesi e mesi ti sei spostato nel futuro di qualche secondo, non è proprio ste gran viaggio, diciamo. C'è un altro modo possibile di viaggiare nel futuro, che però è di competenza più dei biologi che dei fisici. Ossia la criogenesi. Consiste nel congelare un corpo per poi risvegliarlo molto più avanti nel tempo.
e anche questo si è visto in diversi film. Qui si potrebbe obiettare che non è un vero e proprio viaggio nel tempo, perché il protagonista, invece di essere chiuso in una qualche misteriosa macchina, si trova lì, in bella vista. I viaggi nel futuro, in sostanza, sembrano possibili solo con metodi grazie ai quali la persona che viaggia ha la possibilità di avere un tempo proprio che scorre più lentamente rispetto a un tempo ordinario che scorre all'esterno. Quindi, più che essere catapultato nel futuro, il soggetto in questione rallenta i suoi processi biologici, riuscendo di fatto a vivere più a lungo. Se vi state chiedendo perché diavolo ho iniziato la puntata preoccupandomi di parlare dei paradossi, è arrivato il momento che aspettavate. Assodato che nel futuro si può viaggiare, anche se con le dovute specifiche, andiamo a vedere adesso se si può viaggiare nel passato. Sì, ma non si può. Non è proprio così. In teoria c'è un cavillo che ci permetterebbe di... Vabbè, adesso ci arriviamo. I cosiddetti paradossi temporali sono spesso utilizzati per dimostrare l'impossibilità dei viaggi nel passato. Il più celebre è il paradosso del nonno, che dice così. Supponiamo che io viaggi nel passato e, una volta arrivato nel passato, con tutte le cose fighissime che potrei combinare, cosa faccio? Ammazzo mio nonno. Così. Perché quel giorno c'ho le balle girate. È chiaro che si tratta di un paradosso, perché se io ammazzo mio nonno, allora non posso nascere. A quel punto, se non nasco, non posso viaggiare nel passato, quindi non posso tornare indietro ad ucciderlo. Se non lo uccido, allora nasco. A quel punto posso viaggiare nel passato, andare ad ucciderlo, eccetera. Qui, tra l'altro, nessuno lo specifica mai, ma dovrei ammazzare mio nonno prima che concepisca mio padre. Altrimenti è un crimine inutile, dal punto di vista del paradosso, intendo. Ma restiamo sui paradossi temporali. Il prossimo che vi racconto è uguale a quello del nonno, ma con un personaggio in meno, cioè manca il nonno. Esatto. E com'è il paradosso del nonno senza nonno? Non è il paradosso del nonno, è simile. Ah. È il caso di uno che va nel passato e uccide se stesso. Non ha trovato il nonno e dalla disperazione si è ucciso. Può essere. Anche qui è un paradosso, perché se io mi uccido, nel mio passato non esisto più e quindi non potrò più tornare nel passato per andare a uccidermi, ma se non posso tornare nel passato per andare a uccidermi significa che esisto e di conseguenza posso andare nel passato e uccidermi, ma allora non esisto più e così via. E poi c'è la mia versione, ed è quella del tipo che viaggia nel passato e viene ucciso dal nonno. Perché ormai il nonno non ne può più. Tu arrivi e lui è pronto, attento il nonno, tac, si difende il nonno. Ultimo paradosso temporale che cito è il paradosso dello scrittore. Poniamo che io prenda l'Orlando Furioso, opera strepitosa. Non è un video di letteratura. No vabbè, ma l'Orlando Furioso è una roba. Vai avanti. Dicevo, prendiamo dalla biblioteca l'Orlando Furioso, viaggiamo nel passato e lo diamo a un giovanissimo Ariosto, dicendo... Una bomba questo. Spacca, spacca. L'Ariosto se ne appropria, lo pubblica e quindi arriverà nel futuro nella mia biblioteca, per cui io posso viaggiare nel passato e portarlo ad Ariosto. Domanda: chi ha scritto il libro? Paradosso. C'è poi la variazione di Hitler. Vado nel passato e uccido Hitler, prima che diventi celebre e prenda il potere. A questo punto supponiamo che non si sviluppi il nazismo e non scoppi la Seconda Guerra Mondiale. Quindi io crescerei in un mondo dove tutto questo non è successo. Cioè non c'è il nazismo, non c'è la Seconda Guerra Mondiale, è un mondo completamente diverso. A questo punto, nel mio mondo dove tutto questo non è successo, che motivo avrei di viaggiare nel passato per andare a uccidere un ragazzo appassionato di pittura che si chiama Adolf? Non mi ha fatto nulla di male, dunque lo lascio in vita e così succede quello che è successo. Questi paradossi sembrano escludere i viaggi nel passato, ma c'è un'ipotesi che li rimette in pista. Poniamo che io viaggi nel passato ed uccida il nonno. Questo evento si svolgerà in un altro universo. Quindi in quell'universo semplicemente un tizio ha ammazzato un altro tizio, quello che noi chiamiamo nonno. Mentre nel primo universo il nonno è ancora vivo e tutto si svolge regolarmente e voi nascete. Non è infranto nessun principio di causalità. Certo, devo avere due universi, ma a priori non si può escludere. Stesso discorso con Ariosto. Io viaggio nel passato, do il libro ad Ariosto, ma in un altro universo. E lì Ariosto si appropria di questa storia che gli ha dato un tizio. È un po' come se ogni evento aprisse due strade, quella in cui l'evento avviene e quella in cui l'evento non avviene. E ogni volta l'universo si biforcasse in due universi, che richiama un po' il dualismo onda-particella, di cui ovviamente abbiamo già parlato
in questo video. C'è però un ragionamento molto elementare che, senza tirare in ballo multiversi o dualità, sembra demolire la possibilità di viaggiare nel passato. Se in futuro si dovesse trovare il modo di fare dei viaggi nel passato con tecnologie che oggi neppure ci immaginiamo, beh, avremmo dovuto vedere qualcuno. Nel senso, qualcuno proveniente dal futuro avrebbe dovuto palesarsi, perché noi saremmo il suo passato. Si potrebbe obiettare che magari la nostra epoca venga un po' schifata, ma non risulta che in nessuna epoca chi che sia abbia visto qualcuno provenire dal futuro. Non si può escludere che la nostra specie non vivrà abbastanza a lungo da poter realizzare delle macchine capaci di risalire il tempo. Ma non è solo questo, spostarsi nel tempo, passato o futuro che sia, comporta un problema molto serio al quale non abbiamo ancora accennato e che col tempo non c'entra niente. Andiamo a vedere. Agli inizi del Novecento, una straordinaria matematica e fisica teorica di nome Emmy Noether si occupa, fra le altre cose, di simmetria. Mi piacerebbe un giorno poter raccontare la storia di Emmy e trovare il tempo e il modo per farlo nella maniera adeguata. Per ora accenniamo solo a una delle sue più importanti scoperte, ossia la simmetria tra l'immutabilità delle leggi della fisica rispetto al tempo e la conservazione dell'energia. E questo, per i viaggi nel tempo, è un bello ostacolo, comprensibile anche a chi non mastica tanto la fisica. Se io mi sposto in un'altra epoca, modifico la quantità di energia e quindi crolla anche il principio di conservazione. Uno potrebbe anche dire: chi se ne frega, non è un problema se non si conserva l'energia. Ma in realtà è un problema. Problemi legati all'energia che si sposta sono più problemi di spazio che di tempo. Dove giungono le mie molecole? Dovrei sostituire le mie molecole a delle altre molecole che già ci sono in quello spazio. Se viaggio nel tempo, non posso pensare che ci sia uno spazio vuoto ad accogliermi al mio arrivo. Un volume di vuoto esattamente corrispondente a me. Quindi, se c'è un viaggio nel tempo, devo anche capire bene dove cavolo arrivo e cosa c'è lì. C'è poi un altro aspetto, tutt'altro che banale. Noi non ci muoviamo solo nel tempo, ma anche nello spazio. Non siamo fermi nell'universo. Se io vengo trasportato nello stesso luogo a distanza di anni, lì non c'è più nulla, non c'è la Terra. Sarei nello spazio vuoto. Per viaggiare nel tempo devo trovare anche il giusto posto da un punto di vista spaziale per trasferirmi. La Terra gira attorno al Sole, il Sole gira attorno al centro della galassia, la galassia stessa si muove. In questo punto dove io sto girando il video, nel momento in cui lo vedrete, probabilmente non ci sarà più nulla. Magari ci sta passando un asteroide. Di sicuro non c'è più la Terra, che nel frattempo si è spostata. Insomma, viaggiare nel tempo pare essere molto complicato e per farlo sembra si renda necessario addirittura cambiare delle leggi della fisica che ci sembrano imprescindibili. Di fatto noi viaggiamo sempre nel tempo perché il nostro sguardo è sempre indietro nel tempo. Al passato non sembra esserci soluzione. Anche la persona che osserviamo davanti a noi, sì, anche lei, per quanto di una frazione infinitesima di secondo, ci appare indietro nel tempo. Quando guardiamo la nostra mano o la nostra immagine allo specchio, la vediamo comunque con un ritardo. Chi è che ha messo un messaggio promozionale questo? Tutto questo è dovuto alla luce e alla sua velocità. Se però guardiamo molto lontano, le cose cambiano. E così capita che si vedano improvvisamente delle stelle accendersi oppure intere galassie in via di formazione, quando in realtà quelle stelle brillano già da tempo e quelle galassie sono ormai qualcosa di completamente diverso. Se da un pianeta posizionato su un'altra galassia, lontano 70 milioni di anni luce da noi, senza che vi sia nulla in mezzo, potessero avere un telescopio talmente potente ed efficace da osservare cosa succede sulla Terra, vedrebbero un tirannosauro Rex. Vaglielo a spiegare tu, che adesso c'è Scarlett Johansson. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se volete sostenerci, potete piluccare informazioni sul nostro sito www.associazioneatelier.it. Abbiamo, oltre a Quattro Zampe nel Cosmo, anche Fallisci Ancora, Fallisci Meglio, dei CD, delle promozioni. Come fare ad acquistarli è tutto spiegato sul sito. Anche se la serie ufficiale sul tempo è costituita dai primi 4 episodi, mi sembrava simpatico aggiungere qualche altro video per provare a rispondere a domande che sempre emergono quando si parla del tempo. Come ad esempio, si può viaggiare nel tempo, a cui abbiamo dedicato questo video, ma anche perché si invecchia.
a cui dedicheremo il prossimo. Ciao, ci vediamo, perché si invecchia. Ci rivedremo più vecchi.